altare minore, siamo quasi in dirittura d'arrivo nel nostro percorso. Sostiamo infatti presso il maestoso altare di San Giuseppe. Compiuto nel 1899, si presenta, come potete vedere, in due distinti corpi. Quello più in basso, vale a dire quello composto dalla mensa e dal tabernacolo, di fattura settecentesca. Lo notiamo dalle volute e dalle elaborazioni marmoree. Al centro notiamo la classica immagine di San Giuseppe, anch'essa di inizio Novecento, come la parte superiore. Una più antica invece è custodita nell'antica sacrestia, nell'attuale cappella di San Giuseppe. Il culto di San Giuseppe è molto diffuso sia nella Chiesa cattolica che in quella ortodossa. Di lui però non si sa molto. Secondo quello che riportano i Vangeli, era un abitante di Nazareth e discendente del re Davide. È uno dei santi più conosciuto in quanto padre putativo di Gesù, nonché sposo di Maria, alla quale si unisce in matrimonio quando lei è già incinta per volere dello Spirito Santo. E secondo il Vangelo di Matteo, Giuseppe esercitava un'attività professionale nel campo dell'edilizia o comunque nella lavorazione dei materiali pesanti. Non si sa con precisione se fosse uno scalpellino oppure un carpentiere, ma c'è un termine che ritorna nei Vangeli. Il termine è tecton, riferito a San Giuseppe, che significa falegname. Ecco perché la tradizione ha quindi attribuito tale mestiere a Giuseppe, che lo ha tramandato a suo figlio Gesù. La devozione a San Giuseppe comincia a diffondersi dal primo Medioevo in poi, grazie ad alcuni scritti, guardate un po', dei monaci benedettini, in particolare, per citarne uno, San Bernardo da Chiaravalle. E ai fini dell'incarnazione, San Giuseppe svolge un ruolo importantissimo e il grande San Tommaso d'Aquino lo mette in evidenza. Senza di lui sarebbe nato da una relazione illecita se Maria non avesse sposato Giuseppe. Sarebbe stata lapidata dai giudei come si faceva in quel tempo con le donne adultere. Pare invece che la coppia si sposò davvero e il loro fu un profondo amore spirituale. Sappiamo tutti che la solennità di San Giuseppe si festeggia il 19 di marzo e il 1 di maggio invece, in una memoria, si celebra invece la festa di San Giuseppe lavoratore, indicata anche come San Giuseppe artigiano, che appunto è il patrono di questa categoria. È patrono anche degli economi, dei moribondi e ovviamente di tutti i papà. Quando allora entriamo nella nostra chiesa, fermiamoci anche in preghiera nel secondo altare di sinistra, dove San Giuseppe ci attende per insegnarci ad imparare la fedeltà a Dio. Ci vediamo al prossimo altare di nuovo.